Se vi dico MG e vi tornano in mente quelle deliziose spiderine d'epoca, beh, o siete oltre gli Ant abbondantemente come me, oppure passerete per degli inguaribili sentimentali. Ma oggi lo storico marchio Morris Garage è del colosso cinese SAIC Motor e il suo logo è sulla carrozzeria di auto meno romantiche e più moderne. Decisamente più moderne. Sono al volante della nuova MG4 Electric, che lancia gli asiatici sul mercato delle berline compatte a zero emissioni, allargando la famiglia e, come dire, sganciandosi un po' dal solito tema dei SUV. Un modello che trovo azzeccato per stile, dimensioni, comfort, qualità e anche il piacere di guida. Io, che non ho un'anima del tutto green, vi spiego perché mi piace. Innanzitutto, mi ha convinto come si guida. Qui sotto c'è il motore più potente, quello da 204 cavalli e 250 Nm di coppia, con la batteria da 64 kWh. A referto trovo anche la MG4 con motore da 170 cavalli e batteria da 51 kWh. Questa però scatta da 0 a 100 in circa 8 secondi, arriva a 160 km/h e la spinta si sente proprio. Lo spunto vigoroso per partire primi al semaforo e bersi d'un fiato il traffico è solo l'inizio. Il baricentro basso, le batterie sono lungo il pianale, lo sterzo reattivo, la trazione posteriore e le sospensioni ben tarate mi regalano una guida divertente. E le 5 modalità, compresa quella per la neve, permettono di ritagliarsi lo stile preferito, dal più confortevole al più sportivo oppure economico. Secondo MG si possono percorrere fino a 450 km, 350 con la batteria più piccola, e si può regolare l'intensità della frenata rigenerativa su 3 livelli per recuperare qualche goccia di elettricità. Il percorso del test non è stato abbastanza lungo per fare una valutazione precisa dei consumi, ma conto di farla quando l'auto arriverà in redazione per una prova. Con ricarica in corrente continua fino a 135 kW basta poco più di mezz'ora per passare dal 10 all'80%. Invece la MG4 con batteria da 51 kWh accetta rifornimenti fino a 117 kW in circa 40 minuti. Il tempo di uno spuntino, di fare una spesa o altro, beh, questo decidetelo voi. Costruita sulla piattaforma modulare MSP, sviluppata proprio dalla casa madre SAIC Motor, l'auto è lunga 4,30 m, è larga 1,84 m e alta 1,50 m. Offre spazio abbondante per i passeggeri, con un bagagliaio a prova di famiglia. Su questa si passa da 363 a 1177 litri di capacità. Davanti vedo bene fuori, trovo una plancia lineare quasi minimal, con il cruscotto digitale da 7 pollici qui davanti ai miei occhi e più a destra il touchscreen dell'infotainment da 10,25 pollici di diagonale, facili da leggere e da usare. Più sotto c'è la console, è un elemento sospeso che ospita la rotella del cambio e la ricarica wireless del cellulare. Così si libera spazio in basso per i portaoggetti. A proposito, se non sbaglio, ne ho contati 28 in abitacolo. Non mancano prese USB, Apple CarPlay e Android Auto, comandi vocali, connessione al web, navigazione in real time e gestione dei viaggi e delle principali funzioni da remoto con l'app MG. Le versioni più ricche dell'MG4 hanno anche il caricabatterie V2L, Vehicle to Load, per dare il boost ad apparecchiature elettroniche esterne usando l'energia residua di bordo. Insomma, sedili accoglienti, poco rumore, ottima abitabilità, rivestimenti robusti e perché no, anche eleganti, vani per svuotare le tasche un po' ovunque e sistema multimediale super friendly. Secondo me il comfort è promosso all'esame di pratica. E la promozione, a mio modo di vedere, arriva anche dal look audace di questa due volumi asiatica. Linee moderne, mano sproporzionate, un bel muso aggressivo con fari affilati a LED, un profilo equilibrato e una coda corta con dei bei giochi di luce. Insomma, un po' di sportività che a me piace. E voi che cosa ne dite? La nuova MG4 Electric è già ordinabile nei due tagli di batterie e potenze che vi ho detto, e in tre allestimenti, Standard, Comfort e Luxury. Fin dalla versione di accesso troviamo tra gli altri il cruise control adattivo, l'avviso di allontanamento, il mantenitore di carreggiata e il sistema keyless. Si sale un gradino aggiungendo la griglia elettrica anteriore, i cerchi in lega leggera da 17 pollici e i vetri scuri posteriori. Al top troviamo il livello 2 di assistenza alla guida, il clima con pompa di calore e la telecamera a 360 gradi. Il listino, esclusi eco incentivi, parte da 29.990 euro, si passa a 33.990 euro e si chiude a 35.990 euro. Ma la campagna promozionale di lancio di MG è super vantaggiosa, scopritela sul loro sito web.
Ma adesso invito voi a dire che cosa ne pensate della nuova full electric di casa MG, lasciando un commento qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube Motorbox TV e di attivare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Non scordate i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ma soprattutto il nostro sito motorbox.com. Ci vediamo al prossimo video, ciao!